Benvenuti al mio nuovo video. Oggi è un video che faccio un video sui miei pennelli preferiti. Mi è venuto in mente così. Non lo so perché. Sarà perché ultimamente ho preso dei pennelli nuovi. Sono tutta casata perché mi piacciono tantissimo e sono gli Aqua Brush di Lancrime. E quindi ho pensato di farvi il video per farvi vedere quali sono le tipologie di pennelli che io preferisco. E soprattutto di che marca, perché ovviamente io non è che ne abbia tantissimi, ma nemmeno pochissimi, e è ovvio che di alcuni tipi di pennelli io ne abbia più di uno, e quindi di più marche, e quindi magari c'ho quello preferito, quello meno preferito. Quindi io in questo video vi voglio dire quelli miei preferiti. Allora, io direi di fare, diciamo, un video non tanto alla rinfusa, perché altrimenti non si capisce nulla, ma di andare per step. Quindi partiamo dal fondo di tinta, dalla base. Dunque, io, come tutti credo ormai al mondo, uso la Beauty Blender per il fondo tinta, però ci sono volte in cui ho voglia comunque di utilizzare il pennello e utilizzo due pennelli, perché posso utilizzare o il fondotinta liquido o il fondotinta in polvere. Quindi se utilizzo il fondotinta liquido, ovviamente prendo un duo fibre, quello che, diciamo, preferisco è questo MAC di MAC, che è il 187. Allora, inizialmente questo pennello non mi aveva proprio entusiasmata per niente, perché perdeva parecchi peli mentre lo stendevo e lo utilizzavo, e soprattutto scolorava. All'inizio soprattutto, credo, la parte questa nera lasciava proprio una scia grigia, e infatti io mi chiedevo: ma com'è possibile che questo pennello sia famoso se fa queste cose? Cioè, perché poco non costa. Poi alla fine, comunque, a forza di lavarlo e di utilizzarlo, non ha più dato problemi, e quindi diciamo che questo è il mio preferito se utilizzo il fondotinta liquido. Mentre se utilizzo il fondotinta in polvere, anche se non è proprio il mio tipo di fondotinta preferito, però può succedere, mi piace questo di Too Faced, questo qui così bello cicciottoso, che c'è proprio scritto qui davanti, powder. Quindi questo è proprio per gli imbranati che non sanno a cosa serve questo pennello, c'è proprio scritto, quindi per le polveri, anche per la cipria. Ma invece io per la cipria preferisco un altro pennello. Mi trovo stra bene con questo di Neve Cosmetics. Anche qui c'era scritto qualcosa, ma non si vede più nulla. Anzi, qui c'è scritto il Purple Flat, vabbè, insomma. Comunque mi trovo benissimo con questa tipologia di pennello, che va bene sia per la cipria in polvere libera, sia per la cipria compatta, perché allora ha, secondo me, la giusta grandezza, non è né grosso e né piccolo, quindi permette di arrivare anche nelle parti, insomma, un pochino più difficili del viso. Ha una compattezza ideale, secondo me, che permette, picchiettando, di far aderire bene la cipria senza fallout e senza sprechi. Quindi io con questo mi trovo stra bene. Sotto agli occhi invece, per applicare il correttore, ma non solo sotto agli occhi, in generale comunque per applicare il correttore nelle zone un pochino più difficili, come può essere ad esempio, non so, il contorno del naso, comunque zone un pochino più particolari, o anche per andare soprattutto a correggere errori tipo la codina dell'eyeliner, oppure un ombretto che magari abbiamo messo un po' troppo fuori dall'eyeliner, e quindi per correggere anche soprattutto quello, io mi trovo stra bene con questo di MAC, che è il 195, che ha questa forma, perché avendo questa forma così piatta e sagomata,
permette proprio di andare ovunque, quindi questo è fantastico anche per, appunto per le correzioni. Per applicare invece il correttore un po' ovunque, io mi trovo stra bene con questo di Neve Cosmetics. Io questi pennelli li adoro, ma veramente, cioè, mi sanno bellissimi perché mi danno un po' il senso di... mi ricordano Frozen, non lo so, comunque qualcosa di ghiaccio, è bellissimo. Comunque, a parte la bellezza, per il correttore appunto io utilizzo allora o questo o questo. Allora, questo è un pochino più grande, che potrebbe andare bene anche per... come si dice? Per il fondotinta, però io a volte lo uso per il correttore, magari ecco per le guance, comunque le zone queste un pochino più grandi se ho dei rossori. Altrimenti comunque il preferito è questo, che è più piccolo e anche questo è sagomato, e anche questo è perfetto, soprattutto sotto gli occhi. A me stende il correttore in modo perfetto, quindi questi sono fantastici di Neve Cosmetics. Per fissare il correttore sotto agli occhi invece con la cipria, io mi trovo bene con questo di Neve Cosmetics, che questo, cioè, non ha più la scritta praticamente, questo fucsia, che è così un pochino cicciottino, ma è piccolo e quindi per la zona degli occhi è proprio perfetto, e picchiettando insomma permette di far aderire bene la ciglia con il correttore, quindi anche questo è fantastico. Per quanto invece riguarda il contouring, allora adesso vi faccio vedere un pennello Aqua Brush di Lancrime. I pennelli Aqua Brush, che ora mi stava anche cadendo, sono questi. Guardate la meraviglia di questi pennelli, perché a parte che questo è sporco, ve lo faccio vedere uno pulito. Questo non l'ho ancora utilizzato, quindi non so che dirvi di questo. Allora, hanno la punta così, un po' viola e un po' rosa. Faccio vedere questo, che è più grande, si vede meglio. Sono così rosa, ma soprattutto hanno l'acqua e i brillantini di varie forme. Cioè, tipo, io potrei stare a fare così tutto il giorno. Cioè, guardate la meraviglia di questi pennelli! Cioè, sono bellissimi! Mamma mia, cioè, questo non ho potuto fare a meno di comprarli, assolutamente. E vi stavo dicendo del contouring. Per il contouring io mi trovo veramente benissimo, mamma mia quanto sono belli, con questo avventaglietto di Lancrime, perché è piccolino, è sottile e abbastanza comunque morbido, per cui permette di creare delle sfumature un po' più forti, un po' meno forti, magari facendo più passate viene più forte, però crea veramente un effetto molto naturale, proprio perché essendo così piccolino cosa, non crea quelle strisce assurde di colore, e quindi io con questo mi sto trovando veramente benissimo. E poi che gli vuoi dire a questo pennello, parla da solo. Mentre per il naso io mi trovo bene con questo, sempre di Neve Cosmetics, questo fatto così un po' a penna grande, diciamo, e questo secondo me qui per il naso io mi trovo veramente benissimo, mi piace tantissimo, soprattutto perché mi permette di essere molto precisa qui in questa zona, e non lo so, mi crea un'ombra delicata e mi piace, quindi anche questo è super super promosso. Oh, a questo punto illuminante, e quindi diciamo la base l'abbiamo fatta. Per l'illuminante io utilizzo l'illuminante comunque compatto, comunque in polvere, e io mi trovo benissimo con questo di Illa Masca, che è un semplicissimo pennellino così, però io questo l'avevo preso proprio perché c'è proprio scritto che è l'highlighter brush, quindi è proprio fatto per l'eyeliner. Per l'illuminante, scusate, ma comincio ad avere fame. Quindi mi trovo stra bene con questo, mi piace tantissimo anche la sua forma tutta nera, però comunque non tutta liscia, e quindi questo per creare queste zone di luce è fantastico. Allora, per stendere invece il primer sugli occhi, ok, si possono usare anche le dita,
Ma chi non vuole usare le dita come me, io mi trovo benissimo con questo invece di MAC. Ora questo non so perché era una mini size, quindi era di qualche edizione limitata di qualcosa che ora non ricordo assolutamente, ed è questo fatto così, e questo sarebbe il 252 SE, però sinceramente non so se sia proprio il suo nome ufficiale. E con questo mi trovo benissimo perché mi permette di stendere non solo il primer, ma anche prodotti in crema sulla palpebra, come Paint Pot o comunque altri prodotti cremosi, e non solo questo. Questo lo uso principalmente per il primer. Per stendere gli altri prodotti invece cremosi sulla palpebra, o comunque per andare a sfumare magari, che ne so, una matita che metto come base, mi piace tantissimo questo, sempre di Neve Cosmetics, che ha questa punta così piccolina, però molto molto compatta, ma morbida, che permette appunto di stendere ma anche di sfumare. E quindi io con questo mi ci trovo veramente benissimo ed è super super promosso. Per stendere invece gli ombretti nella piega dell'occhio, quindi per creare o il colore di transizione o comunque per sfumare nella piega degli occhi, io mi trovo benissimo con questi tre pennelli, che sono questo di Zoeva, il 228. Hanno tutti praticamente la stessa forma, sono questi appunto per sfumare. Questo di Too Faced, che è proprio scritto Blender, perché questo è della linea per gli imbranati. E quest'altro, sempre Aqua Brush di Lime Crime, questo. Quindi questi sono i miei pennelli top per sfumare. Mentre per applicare prodotti sulla palpebra, mi trovo bene con questo di Essence. In realtà qui c'è scritto concealer, però io lo utilizzo, infatti l'ho utilizzato anche stamattina, per applicare prodotti comunque cremosi sulla palpebra. Lo devo incollare perché ovviamente il stand di Essence si è rotto, però ha questa punta molto compatta che mi permette comunque di applicare bene i prodotti appunto cremosi, di picchiettarli, quindi di fissarli bene. Questo l'avevo preso più che altro perché mi piaceva tantissimo questo disegno che c'era sopra. Mentre per applicare le polveri, invece, gli ombretti polverosi, insomma in polvere, mi piace questo di Too Faced, sempre di quella linea, che è l'All Over Shadow. Questo che è praticamente come l'altro, però più morbido. Questi sono quelli preferiti. Per quanto invece riguarda le sopracciglia, non vi ho detto, io stra adoro questo di MAC, che è il 208, che è un pennellino angolato, piccolissimo come vedete, ma è fantastico perché permette di essere molto precisi, quindi di creare delle belle linee, ma nello stesso tempo permette anche di sfumare matite, prodotti in polvere, quindi anche questo è top, è veramente top per le sopracciglia. Un prodotto che io, invece un pennello che io stra adoro per gli occhi è questo fatto così, che non è proprio a penna, è un pochino più cicciotto di una penna. Questo perché, avendo questa punta così un po' arrotondata però precisa, mi permette di o sfumare tipo un po' più l'ombretto qui nella palpebra superiore, magari aggiungendo un tocco di colore, mi permette di applicare l'ombretto anche sotto qui nella rima inferiore, di andare comunque ad essere un pochino più precisa per creare magari anche dei colpi di colore, dei colpi di luce o comunque delle piccole sfumature dove c'è bisogno. E io questo pure lo stra adoro, così come per me sono immancabili i pennelli a penna. Ho il classico pennello a penna di Kiko, che è il 207, ed è questo piccolino, oppure questo che è addirittura anche un pochino più piccolo, sempre Aqua Brush ovviamente, perché io questi proprio li adoro. Questo lo sto utilizzando da qualche giorno e mi piace tantissimo. Io adoro i pennelli questi a penna perché mi permettono proprio di intensificare la cut crease, insomma proprio la piega dell'occhio,
e di essere quindi molto molto precisa proprio in quel punto, quindi di creare proprio profondità al trucco, quindi allo sguardo, all'occhio. E io questi li adoro, perché a me piace tantissimo creare proprio questo effetto tra la palpebra un pochino più chiara e la cut crease un po' più scura, mi piace tantissimo. E questi sono i miei pennelli a penna preferiti, veramente li stra adoro. Così come immancabile è il piccolo pennellino, questo è quello dell'acqua brush, ormai che ve lo dico a fare, questo perché mi permette di applicare e di sfumare comunque le matite più chiare, quindi quelle bianche tipo burro, o comunque gli ombretti quelli più chiari qui sotto all'arcata sopraccigliare, quindi di creare i punti luce o comunque queste zone un po' più chiare. E questi pennelli sono fantastici, questo in particolare mi piace tanto perché appunto è piccolino, preciso, ma essendo comunque anche morbido è preciso, però sfuma anche, e quindi anche questo è tra i miei top. Passiamo al settore eyeliner. Io in genere appunto applico l'eyeliner, quello comunque che ha già il suo pennellino in dotazione, ma ho anche prodotti comunque cremosi tipo i Paint Pot di MAC, e io mi trovo benissimo, ma veramente benissimo, con questo pennellino Essence verdolino, quindi piccolino, chiaro, che ha una punta molto piccola rispetto ad altri pennelli che ho così angolati, molto piccola però bella, insomma, fitta. E questo veramente mi permette di applicare i colori in modo molto molto preciso, mi crea proprio una linea precisa più o meno spessa, posso quindi farla spessissima, posso farla meno spessa, come voglio, ma è veramente fantastico. E nonostante io lo lavi molto spesso non si è mai rovinato, nonostante appunto, ecco, non è che sia di qualità eccelsa. A volte poi però mi piace andare a rendere la linea di eyeliner più intensa, perché magari, che ne so, sto utilizzando un colore un po' smorto, o comunque magari sapete quando avete quei prodotti cremosi che sono mezzo cremosi, mezzo secchi, non si capisce bene, insomma, che scrivono o non scrivono, però li volete finire, quindi non li buttate, li usate, ma vi viene fuori un disastro. Per cercare di rendere omogenea la linea e di quindi anche a volte intensificarla, io adoro questo di Too Faced, che è proprio il liner, che è questo fatto così, con questa punta molto appuntita, ovviamente la punta appuntita, con cui io prelevo gli ombretti, un ombretto nero, un ombretto marrone scuro, e vado quindi a riseguire appunto tutta la linea fatta di eyeliner. E questo è veramente super 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 preciso, ma veramente precisissimo, è fantastico. Per quanto invece riguarda il blush, allora io se utilizzo un blush in stick o comunque quelli un po' più cremosi, li sfumo con le mani tranquillamente. Se utilizzo invece un blush un po' compatto in polvere, o comunque, ecco, un blush comunque in polvere, mi piace tanto questo di Neve Cosmetics, di questo qui appunto color ghiaccio, effetto ghiaccio, ed è questo appunto bello cicciottino così, però questo è il migliore che ho perché è morbido e quindi mi sfuma mentre io applico, me lo sfuma anche perché appunto è morbido, non è troppo denso, quindi non mi crea proprio la striscia, ma me lo sfuma. E mi piace veramente tantissimo questo per creare comunque, ecco, look naturali, comunque non proprio eccessivi, è fantastico. Io direi che ho finito, no? Ho fatto un po' tutto, credo, sì. Ah, no, mi mancano le labbra. Per le labbra molto spesso mi serve di essere precisa, soprattutto quando applico colori un po' più forti, colori rossi. Comunque mi piace andare a creare dei bordi precisi e mi trovo stra bene con questo di Neve Cosmetics, che appunto è proprio quello per le labbra. È il classico pennellino da labbra, insomma, però vedo che comunque mi permette di essere precisa, il suo lavoro lo fa, e quindi io questo lo stra promuovo ed è fra i miei preferiti.
Ecco, credo di avere fatto un po' una panoramica di tutto. Io già lo so che quando monterò questo video dirò: oh cavolo, non ho messo quello, cavolo, non ho messo l'altro, però ho girato il video qui in bagno proprio perché ho tutti i pennelli qui in vista e quindi riesco più o meno comunque a vederli e credo di aver inserito tutto. Mi sembra di sì. Casomai, insomma, perdonatemi se non ho inserito qualcosa, comunque ve ne ho fatto vedere tanti. Ecco, io non è che ne abbia chissà quanti o di chissà tante marche, insomma, però quelli che ho, che mi piacciono, ho pensato di farveli vedere. E quindi niente, se avete una marca di pennelli che a voi invece piace tanto, che io ecco non ho nominato perché non ho, fatemelo sapere sotto nei commenti, perché comunque tipo ho quelli di Latico che cominciano ad essere un po' vecchi, magari andrebbero sostituiti, magari ecco ci faccio un pensiero. Quindi niente, vi ricordo di attivare anche la campana per essere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblico, di iscrivervi se non siete iscritti, tanto è gratis, e di seguirmi sui social. Sotto trovate tutti i link per i miei social, soprattutto Instagram, dove lì appunto posto molto spesso. Ho dovuto mettere Instagram privato, però insomma se siete curiosi di vedere le mie foto, se volete insomma seguirmi anche lì, inviatemi la richiesta di essere aggiunti e io vi aggiungo. Però ecco, ho dovuto rendere per il momento il mio profilo privato. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!